Articolo 31 a Sanremo 2023, chi sono, età, canzoni, testo, video e significato di Un bel viaggio. Gli Articolo 31 sono uno storico duetto delle rap, hip hop italiano degli anni 90 che ha fatto sognare generazioni di giovani ribelli. In barba all'età, hanno deciso di tornare come emergenti sul palco di Sanremo 2023 con il brano Un bel viaggio. Ecco tutto quello che sappiamo sul loro brano in gara. Il duo è composto dal famoso Young Ax e DJ Yad, rispettivamente Alessandro Leotti e Vito Luca Pellegrini. Ad oggi, il primo ha 50 anni e il secondo ne ha 56, entrambi da sempre lavorano nel mondo della musica. La band si forma nel 1990 a Milano e il nome deriva dalla sezione 31 di una legge emanata in Irlanda in quegli anni, che vedeva vietata la possibilità di manifestare la propria libertà d'espressione. Anche se l'origine del nome è controversa e non sappiamo se sia una citazione corretta. Hanno fatto la rivoluzione nella musica italiana e non solo, perché hanno portato a Milano l'hip hop. Un genere ancora molto underground dalle nostre parti. Hanno anche portato in Italia anche il freestyle e il campionato dei ritornelli. L'album del debutto è Strade di Città, del 1993, che conteneva le famose canzoni Nato per rappare e Sei quello che sei. Ma anche Tocca qui e Ti sto parlando, che diventeranno successi radiofonici. L'anno dopo, nel 1994 esce un altro album Messa di Vespiri, che porta il duo in cima alle classifiche e l'hip hop spopola in Italia. Nel 1995 esce il terzo album Un disco per l'estate, cavallo di battaglia del gruppo. Seguirono decine di tour nazionali e internazionali. Nel 2006 si separano temporaneamente per intraprendere una carriera da solisti e Young Ax collabora in vari duetti con Fedez. Nel 2013, dopo 10 anni dall'uscita dell'iconico album Italiano Medio, annunciano il loro ritorno e fanno un tour di 10 date che va sold out. Oggi, sono pronti a tornare sul palco di Sanremo. Lo storico duo ha deciso di tornare sul palco di Sanremo con un nuovo brano dal nome Un bel viaggio. Un'altra novità ha fatto impazzire tutti i fan, i due stanno registrando anche l'ottavo album. Sul profilo ufficiale Instagram hanno annunciato a gran voce il loro ritorno. Il testo ed il video devono essere ancora resi pubblici. Mentre hanno già diffuso il significato della canzone, il nostro brano parla di amicizia maschile. Assolutamente di amicizia al maschile. I fan si aspettano ad un pezzo che ripercorra la loro storia. Forse un po' sentimentale, ma sempre dal sapore alternative. Ecco il testo della canzone. Come eravamo belli in queste vecchie foto, due martelli anche se non battevamo chiodo. Io e te scappati da un quartiere velenoso, a differenza loro abbiamo trasformato l'eternità in oro. Là, dove sceglio lavori per due spiccio spacci pezzi, per noi era una miniera di diamanti grezzi. Vestiti larghi, amici stretti, avevamo la visione anche senza farci i funghetti. La fantasia viaggiava, celebrità da strada, ma ai nostri non bastava, come la busta paga. Non volevamo una storia italiana, con la prima che ci sta che metti incinta e ci metti su casa. Non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto e fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Anche morire giovani non puoi più perché adesso c'hai la famiglia e dipende da te. Non volevamo crescere. Che ansia e stress, però è un bel viaggio. Poi ce l'abbiamo fatta, all'inizio era una pacchia. Come Frank Sinatra con la mafia. Ma poi diventa un lavoro e il lavoro diventa ansia. Tipo che ti senti solo a mandare avanti la baracca, poi darsi il 5, ma senza guardarsi in faccia. Solo perché squadra che vince non si cambia, ma se sei in gabbia prima o poi scoppi di rabbia come un bimbo che si porta la palla. Vaffanculo basta. Così che dopo abbiamo scritto il manuale su come trasformare un socio in un rivale. Su come misurare vita e successo, che se a me va male godo perché a te va peggio. Non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto e fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Anche morire giovani non puoi più perché adesso c'hai la famiglia e dipende da te. Non volevamo crescere. Che ansia e stress, però è un bel viaggio. Che viaggio, e poi ci siamo odiati davvero. Lei t'ha lasciato e ridevo, tua mamma è volata in cielo e al funerale non c'ero.
Un uomo è come il vino, il tempo lo impreziosisce. Invece quello cattivo invecchiando si inacidisce. Quindi che orgoglio si fotta. Siamo stati due coglioni, infatti funzioniamo in coppia. Nella vita gli amici li scegli. Noi siamo quelli che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra, come i fratelli. Non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto e fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Anche morire giovani non puoi più perché adesso c'hai la famiglia e dipende da te. Non volevamo crescere. Che ansia e stress, però è un bel viaggio. Testo TV Sorrisi e Canzoni.